La quinta vittoria stagionale esterna potrebbe essere quella decisiva per il Real Giulianova, che fa suo il derby del Savini e fa un bel passo in avanti in chiave salvezza. Ai giallorossi ora domenica prossima, e la stessa cosa sarà per i romagnoli, basterà un punto contro il Cesena per festeggiare un traguardo mai così sospirato. Con la sconfitta, al termine di una sfida comunque ben giocata, il notaresco invece dice addio ai playoff, che sarebbero stati il giusto coronamento per un'annata condotta sempre nelle alte sfere della classifica. Fantastico il colpo d'occhio con la tribuna piena, anche con molti osservatori, ed il settore ospiti chiassoso con i tifosi giallorossi vicini alla squadra in un momento delicato. I due allenatori rompono gli schemi alla vigilia. Mirko Cudini promuove titolari Fiscaletti ed il rientrante dopo la squalifica capitan Mozzoni. Out l'infortunato Salvatori, tra i pali esordio stagionale per il classe 2000 d'Ostiglio. Sul fronte opposto Dario Bolza non può disporre degli squalificati Napolano e Tozzi Borsoi, ma opta per la prima volta per un 4-3-3 con Antonelli esterno. I giuliesi entrano con il piglio deciso e dopo appena 100 secondi hanno la palla buona. L'uscita bassa e tempestiva di D'Ostiglio interrompe la cavalcata di Barlafante. Nonostante l'alta posta in palio, però, il match è bello e godibile e dall'ottavo ecco la risposta dei rossoblù. Pagliarini imita il collega e chiude lo specchio all'iniziativa di Cancelli. Sul taccuino le note si susseguono da una parte e dall'altra. Sedicesimo, Barlafante è sempre attivissimo e da una sua serpentina dopo un batti e ribatti si salva il notaresco in affanno. 4 minuti dopo è ancora Pagliarini super su una conclusione di Moretti indirizzata bene dal numero 9 di casa. Il duello si ripete al 25esimo e l'estremo giallorosso esce sempre vincitore, così come al 28esimo quando compie un autentico miracolo uscendo alla disperata su un pallonetto di Minella. Sul proseguimento dell'azione è Antonelli ad impegnare D'Ostiglio, che respinge il diagonale. Passata la mezz'ora comunque il Real Giulianova alza l'intensità e dal 34esimo raccoglie i frutti di tale pressione. L'azione è insistita e parte dalla destra, D'Ostiglio supera in due circostanze ma nulla può sulla battuta ravvicinata di Torelli, che mette dentro il quinto sigillo personale in stagione. A 4 giri di lancette dal riposo il pallone giusto capita a Cancelli, ma il suo tiro non trova lo specchio della porta da favorevole posizione. Si chiude così il primo tempo con la compagine del patron Bartolini, che ha offerto una delle migliori prestazioni in campionato, ed un notaresco a cui ha fatto difetto solo la concretezza. A rientro dagli spogliatoi la formazione di mister Cudini alza il baricentro, ma non ci sono occasioni degne di nota. Allo scoccare del 20esimo doppio cambio operato da Cudini con Blando e Laringe, che prendono il posto di Fiscaletti e Minella. Ed appena un minuto dopo ecco il pari del rossoblù di casa con Candellori che beffa Pagliarini mettendo dentro il 6° gol in campionato. Bolzano corre ai ripari mettendo dentro Fazzini in luogo di Antonelli, cambiando modulo in corsa e passando al 3-5-2. Il Real Giulianova è in affanno e al 28esimo la traversa a negare la gioia della rete a Moretti. Al 39esimo però ecco la nuova svolta del match, su spiovente di Del Grosso Di Paolo da pochi passi beffa D'Ostiglio e mette dentro il suo 10° gol di stagione, probabilmente quello più importante. Grande l'esultanza dei giocatori giuliesi, con gli atleti rossoblù che al contrario protestano vivacemente con il direttore di gara per un possibile tocco di mani dell'attaccante ospite. Gli animi si scaldano e l'azione del 43esimo di certo non li rasserena, con Cancelli che riesce a trovare la rete del 2-2, tutto vanificato però dalla segnalazione del primo assistente arbitrale che indica un fuorigioco. Prima del triplice fischio l'animosità del post 2-1 giallorosso culmina con il rosso diretto combinato a Dalmazzi per un colpo ad un giocatore ospite. Il finale è incandescente, ma al termine la squadra del patron Bartolini esulta per un successo davvero fondamentale. I tifosi di casa riconoscono comunque l'ottima stagione e così capitan Mozzoni e compagni escono tra gli applausi.